Beh, il crimine in realtà è da sempre mito. Voi pensate, non so, ai processi dell'Ottocento in cui i grandi scrittori raccontavano storie giudiziarie rendendole popolari, creando quello che una volta si chiamava feuilleton, e poi dal feuilleton creando dei romanzi straordinari, perché il crimine è il termometro assoluto del tempo in cui si vive. Attraverso l'esposizione, anche forse a volte addirittura esagerata, del crimine, si arriva a comprendere il periodo storico in cui tu stai vivendo. E il mito invece, perché forse, non so, voi pensate alla tragedia greca, voi pensate a qualche omicidio totalmente abissale nella crudeltà della tragedia greca, diventa mito e diventa anche poesia, attenzione, perché se qualcuno sa raccontarlo diventa poesia. Se, non so, per dirti, per fare un nome a caso, Barbara D'Urso racconta un delitto in televisione, resta televisione. Se Eschilo racconta la stessa storia, è qualcos'altro. Con tutto il rispetto per Barbara D'Urso, che non è estremo. È un periodo in cui il crimine dell'oggi è più esposto. Non è che non esistessero i serial killer, tu pensa, non so, a Gilles de Rais, che è il maresciallo di Francia, compagno d'armi di Giovanna d'Arco, che ha ispirato la fiaba nera di Barba Blu. Quindi, cioè, pedofilia e assassini seriali esistono da sempre. Solo che adesso alcuni casi hanno questa soluzione mediatica e immediata, parlo del giornalismo. E in realtà poi l'uomo, per fortuna, è un animale curioso. Ciò lo distingue dagli altri animali, non so, per dirti, il mio cane fiuta le tempeste ma non indaga sulle tempeste. Non potrebbe mai fare il meteorologo a Rete 4, forse la meteorina, siccome è una femmina. No, è interessante questo discorso, con i suoi pregi e i suoi limiti. I pregi sono quelli che si fa luce su elementi oscuri della società in cui viviamo. E i difetti è che chiunque si sente immediatamente autorizzato a stabilire di essere un detective, quindi prendendo cantonate pazzesche. Ma non parlo del telespettatore, parlo anche degli inquirenti, capito? Guarda, io stesso vengo spesso interpellato da televisione, ma io ho seguito in realtà, nella realtà, dei casi autentici per il giornale, non so, penso i bambini di Satana per Panorama nel 95, piuttosto che il mostro di Foligno nel 91, ma lì indagavo nel silenzio. La cosa interessante era proprio quella che Esquire, allora, era quello per il mostro di Foligno, aveva detto: com'è che c'erano tutte le televisioni improvvisamente a Foligno per 3 mesi? Poi, se vi ricordate, il bambino Simone Allegretti è stato ucciso da Chiatti, ma c'è stato un mitomane, quindi Stefano Spilotro si chiamava. Finché c'era il mitomane, le televisioni sono state lì. La domanda interessante di Esquire è stata: ma com'è Foligno, sapendo che c'è ancora un colpevole in giro e che l'altro è stato un abbaglio, e soprattutto che ormai non gliene freghi niente a nessuno? Quindi la televisione e persino la fiction, secondo me, ha un ruolo importante se trattata da persone competenti. Il mio primo romanzo si chiama Lazzaro vieni fuori,
e trattava di pedofilia. E allora la Mondadori mi ha detto: ma no, non esiste la pedofilia in Italia. È uscito 7 anni dopo. No, la spettacolarizzazione del crimine a tutte le ore è esattamente nefasta. È come la cucina. Voi pensate, io vedo poco la TV perché parte ovviamente i telefilm per via di Leo Damerini, che mi costringe a farlo sotto tortura. Ma se tu accendi la TV alle 9 del mattino, io torno a casa tardissimo di notte perché sono il direttore artistico dell'Etrotoir e sto promuovendo in questo periodo, depilando Pilar, un thriller per Mondadori che tra l'altro tratta degli argomenti di cui stiamo parlando. Io la TV la vedo solo al mattino, mezzo rincoglionito. E devi pensare che al mattino tu inizi da 1 mattina a Chi per lui fino a 1:30 c'è gente che continua a cucinare. E credo che questo sia il problema della overexposition. Cioè tu alle 9 del mattino mangeresti delle melanzane alla parmigiana, una... no, fredde magari. Un tortino di acciughe e cavoli amari? No. E in realtà invece la TV ti propone in questo modo nauseabondo un eccesso di prodotti che altrimenti in altri orari, in altri momenti ti potrebbero anche piacere. È lo stesso col crimine, mentre nei telefilm uno può fare una scelta, la TV del dolore raccontato, dell'indignazione, della finta commozione è assolutamente deprecabile. Un'inchiesta è un'inchiesta, ma di un'inchiesta non devi dare rendiconto ogni giorno al telespettatore, cioè devi dare conto e contro agli inquirenti se non lavori. Ci sono i pellegrinaggi per gli assassini, peraltro esistono da sempre. Voi pensate, solo una 20 anni fa, se no, per non andare nel passato remoto, Maso, l'assassino, Pietro Maso, riceveva proposte di matrimonio, cosa che è avvenuta con Valanzasca, che era un altro tipo di assassino. Ma attenzione, non dimentichiamoci l'Andrew era assolutamente affascinante, affabulatorio, l'uxoricida. Lui invitava queste vedove o comunque signore sole nella sua villetta, le uccideva e le bruciava dopo essersi testato il loro patrimonio. E il processo di l'Andrew è stato uno tra i più seguiti nella storia dei processi di Francia. Quindi è cambiato il media, se vuoi, ma non è cambiata l'attenzione. Io non ho mai pensato ai miei libri come film. È vero che c'è una tendenza a scrivere direttamente per immaginarsi una possibile soluzione cinematografica. Io ne ho avuto una straordinaria che ho perso, che è stata quella di Claude Chabrol, uno dei più grandi registi francesi della storia del cinema, che voleva realizzare in cinema appunto Il conto dell'ultima cena. E lui era un uomo straordinario. L'ho incontrato, ci siamo sentiti per anni al telefono, poi ci siamo incontrati a Lione, al Festival di Lione, e mi aveva testimoniato questo suo entusiasmo, tant'è vero che mi ha citato in un film che si chiama L'innocenza del peccato, in cui consigliava il libro da cui avrebbe voluto fare il film.
purtroppo è morto Lucio Brotto. Il rischio è che chiunque si impossessi delle tue storie le riduca a fiction, ma non parlo dei telefilm d'autore ai quali siamo tutti grati, parlo di quelle cose mercenarie e miserabili senza essere Victor Hugo. Io credo che comunque, ribadisco il concetto, il crimine sia un termometro. Voi pensate, non so, al caso di Giro Limoni. Sotto il fascismo Giro e assassini di bambine sono stati correlati a Gino Giro Limoni, che era assolutamente innocente, perché c'era la necessità di trovare immediatamente un colpevole per garantire forse l'identità politica di un regime e l'efficienza politica di un regime. E questo non è colpa del fascismo, e attenzione, siamo bipartisan, perché se pensate a Cicatilo, il mostro di Rostov, che ha cannibalizzato, ucciso, stuprato, violentato centinaia di bambini e bambine, eppure l'opinione pubblica della Russia ancora comunista negava l'evidenza, permettendogli quindi di compiere i propri crimini. Quindi io credo che tutti i regimi che vogliono autoincensarsi e rinunciare all'informazione reale di ciò che accade nel paese siano altrettanto criminali quanto i criminali che compiono i delitti. Io credo che la televisione abbia influito da un certo punto di vista positivamente sull'informazione nei confronti del delitto, in altri invece negativamente, perché c'è una frase di Francis Scott Fitzgerald: datemi un eroe e vi creerò la tragedia, era relativo al grande Gatsby. Ma in realtà ci sono molte persone che escono dall'anonimato con il gesto folle, che sono convinte di essere i comprimari cattivi, i bad boys del Grande Fratello. Quindi c'è anche la necessità, la voglia di apparire.